a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo Parliamo di questa serie di video che sostanzialmente è diventata la mia rubrica di vlog, praticamente video molto easy, molto semplici, senza tagli, senza montaggio, così che diciamo mi viene anche più voglia di farli, quindi molto facili da realizzare, di cui parlo di vari argomenti, magari qualcosa che mi ha colpito, della quale voglio semplicemente dire la mia senza tanti fronzoli. Diciamo, tempo fa, parlando con Laura del canale I Due Nerdini sul Tubo, per i quali ho prestato un paio di volumi per realizzare un paio di loro video, mi ha, diciamo, aggiornato sulla situazione del nello specifico della serie di Attack on Titan, dell'Attacco dei Giganti, sul quanto valore sta raggiungendo questa serie, soprattutto per quanto riguarda le variant. Quindi, ad esempio, quella del numero 11, quella del numero 21, che non è propriamente una variant, ma sono semplicemente due cover diverse, per appunto il numero 21, che stanno raggiungendo dei valori allucinanti. Comunque mi ha fatto piacere sapere questa cosa perché comunque un paio di questi volumi ce li ho, tra cui il numero 11 e niente, però andando ad approfondire questo discorso ho trovato questo video di questo ragazzo Nicola Giustinelli in cui faceva vedere tutta la sua collezione di variant, giusto per capire se avevo qualche altro piccolo tesoro nella mia collezione del quale non mi rendevo conto. E così, poi ho guardato tanti altri suoi video, comunque un ragazzo molto bravo, sicuramente più bravo di me, che parla sostanzialmente, principalmente di manga nel suo canale. E ho visto un video riguardo quello cui sto per parlare io adesso, ovvero Una lettera da Norman, che è il romanzo, il primo romanzo di The Promised Neverland che è stato presentato in questo cofanetto, sempre edito da J-Pop, ovviamente. Questo è il Gracefield Collection Set 1. Infatti, in Giappone penso sia già uscito il secondo romanzo, o light novel come li chiamano loro, che andrà a parlare più specificatamente della mamma di Gracefield e della sorella Kron, che quindi sarà molto atteso secondo me. Comunque, questo set è uscito leggermente prima dell'uscita del numero 14. Infatti, in questo numero comprende il romanzo Una lettera da Norman, che ha un formato ovviamente più grande rispetto ai classici volumi della serie, e il volume 14 di The Promised Neverland in anteprima. Infatti, era uscito boh, forse 2 settimane prima dell'uscita classica, che poi è avvenuta, del numero 14. In più ci sono queste tre cartoline che sono le stesse che hanno fatto per il cofanetto che avevano fatto più o meno nel periodo di Natale, se non mi ricordo male, Natale 2019 ovviamente, che era un box con tipo i primi 4 volumi della serie, più queste cartoline, giusto per invogliare i nuovi lettori a iniziare questa serie. Io, ovviamente, come tanti che avevano già iniziato la serie, hanno rosicato perché, per quanto mi riguarda, non avevano voglia di comprare anche questo box solo per avere queste 3 cartoline in più. Quindi, secondo me, hanno fatto una cosa molto giusta, che mi è piaciuta molto, e queste 3 cartoline le hanno riprese e reinserite in questo nuovo cofanettino da collezione. Quindi, questo volumetto si apre in questo modo, al libro. Molto carino, tutto in diciamo dorato, e dentro ci troviamo le 3 cartoline, il volume scivolato, e sostanzialmente questa è semplicemente la cover del numero 4 della serie, mentre le altre due credo siano disegni inediti, appunto essendo uscito verso Natale. Questa immagine parla chiaro e anche questa qui, veramente molto molto carina. Quindi
valsa la pena aspettare l'uscita di questo nuovo cofanettino. Dietro semplicemente, proprio fatto a cartolina, con semplicemente l'incipit della storia. Gracefield non è un orfanotrofio come gli altri, ci sono questi bambini e questa mamma che nascondono un segreto, bla bla bla. È semplicemente l'incipit della storia. Il prezzo di questo cofanetto semplicemente è il prezzo del volume classico della serie, 5,90 € più i 12 del romanzo. Quindi in totale una somma di 17,90 €. Quindi semplicemente, in sostanza, ti regalano queste tre cartoline insieme a tutto il packaging, ovviamente. Quindi si presenta in questo modo, con il volume 14 bello in evidenza. Numero 14, tanta roba, perché c'è una grossa rivelazione che, guardando il contesto, guardando un po' di cosa parla il romanzo, si può intuire di cosa sia questo colpo di scena in questo volume. È stato molto, molto apprezzato. Comunque, quello di cui volevo parlare in più specifico è appunto una lettera da Norman. Per sfilare questo, dato che è grosso quanto la confezione, bisogna aprirla da sopra. Quindi è un po' una rottura di scatole, perché c'è sempre il rischio di andare a piegare un po' le alette e il romanzo si sfila così. Questo, ripeto, è il Gracefield Collection Set 1, quindi probabilmente nel 2 inseriranno il romanzo, quello che ho detto precedentemente, su Sorella Cronne e sulla mamma. Quindi, ok, c'è un motivo per cui si chiama Set 1, sicuramente faranno questa seconda edizione. Quindi, venendo al nostro romanzo, una lettera da Norman con, ovviamente, le scritte in rilievo lucide, eccole qua. Sì, volume da 12 euro. Il retro è questo, con Norman. L'incipit è questo, e che ti fa capire un po' tutto il contenuto di questo romanzo. Il 3 novembre, giorno della propria spedizione, Norman si era nascosto nel bosco per scrivere una lettera con le istruzioni del piano di evasione, come sappiamo tutti. Ed è così che, tra un ricordo e l'altro, la mente del ragazzo rivive i momenti più nostalgici e significativi trascorsi a Gracefield House, insieme agli amici di sempre, Emma e Ray. Questa prima trasposizione letteraria racconta con magistrale delicatezza alcuni retroscena dei giorni dolci e amari di Norman e dei suoi compagni d'avventura, trascorsi nella cornice bucolica e al contempo spietata di Gracefield House. Infatti questo romanzo è suddiviso in quattro capitoli, sì, semplicemente il prologo e quattro capitoli, in cui Norman va a raccontare questi quattro fatti, diciamo, della sua infanzia con i suoi amici. Dentro troviamo anche un segnalibro, molto, molto carino, che viene usato ovviamente nella lettura di questo piccolo romanzo, e dentro una specie di... Allora, leviamo la sovraccoperta, se no si fa casino. Un piccolo mini poster, eccolo qua. Questo in stile molto grezzo, quasi quasi un bozzetto, e questo molto più colorato e fatto decisamente molto meglio. Quindi molto bellino. Un plauso, come sempre, alle edizioni J-Pop, che secondo me è forse l'editore che fa i lavori più interessanti per quanto riguarda le edizioni dei propri volumi. Secondo me è veramente il migliore rispetto anche a Planet Manga, Star Comics. Veramente volumi sempre solidi, sempre pagine bianche, che non sporcano, a differenza di alcuni della Planet Manga, e tanta roba per quanto riguarda l'edizione. Quindi, quello che mi ha spinto a fare questo video
appunto vedendo quello di Nicola Giustinelli, che a lui non gli è piaciuto assolutamente, proprio zero, nel senso che lui sperava, come tanti e come siamo abituati a leggere questa serie, in rivelazioni sul passato dei tre protagonisti, magari su alcune indagini che avevano già fatto precedentemente, che magari avevano già magari qualche sospetto sulla mamma o su che cosa faceva veramente questo orfanotrofio, dato che gli facevano fare questi test un po' astrusi tutti i santi giorni, quindi magari potevano inventarsi qualcosa di più investigativo, di più occulto, possiamo dire così, però la storia è ben altra. Appunto, non andrò a spiegarvi nello specifico di cosa parlano questi capitoli, perché non vi voglio proprio fare troppi spoiler. Si intitolano I fantasmi di Gracefield House, Il giorno in cui Emma pianse, La gabbia dorata di Ner e Il dono della 39ª ragazza. Già i titoli un pochino ti fanno già pensare a qualcosa di un po' più leggero. Insomma, però io non sono molto del parere di Nicola. Diciamo che sì, è quasi, qualcuno l'ha definito come una specie di filler. Sì, possiamo dire così, perché non è che va ad aggiungere chissà che cosa, durante la storia dei tre protagonisti. Però secondo me invece va ad... non è tanto la storia che succede in questi quattro capitoli, ma più che altro viene approfondito il rapporto che c'è tra i tre. Secondo me è questa la cosa principale di questo intero romanzo. Infatti vengono trattati questi quattro racconti, ora non me lo ricordo, però penso in quattro momenti diversi della loro vita. Ad esempio mi ricordo solamente l'ultimo racconto, praticamente si ambienta poco prima della spedizione di Norman, del suo 11° compleanno, mentre un altro, quello della gabbia dorata di Ner, se non mi sbaglio, sì, avviene quando loro hanno 9 anni. E viene introdotto anche un personaggio mai citato, ovviamente una sorella loro più grande, che già aveva 11 anni, della quale mi sfugge il nome, al momento sì, non mi viene, che questo sì non aggiunge molto, perché comunque avendo 11 anni poi questa ragazza viene spedita e quindi sappiamo bene che fine faccia. Però ecco, in quel capitolo secondo me viene ampliata un po' la figura di Rei. Soprattutto questo suo conflitto interiore, che ovviamente sappiamo da che cosa deriva, secondo me ci fa capire quanto lui abbia sofferto e dovuto tenere segreta questa cosa, e quindi ci fa empatizzare, secondo me, molto di più con il personaggio di Rei. Mentre nell'altro. Ecco, gli altri due, ovvero il primo e il primo, secondo me, ovvero I fantasmi di Gracefield House, questo è l'incipit, insomma, dei vari capitoli, eccoli qua. Fantasmi di Gracefield House. È quello un po' più inutile, secondo me. Non, secondo me non viene approfondito chissà che cosa. Mentre negli altri, nel secondo, che è il giorno in cui Emma pianse, si va ad approfondire il rapporto, possiamo dire, che c'è tra Emma e Norman, di quanto loro tengono l'uno all'altra, ovviamente, e di quanto Emma sia così estroversa, che però a volte magari tende a tenere qualcosa sempre un po' dentro di sé, senza esternarlo troppo. Oppure, appunto, la sua
empatia e la sua naturalezza servono proprio a nascondere qualcosina, forse. Mentre il terzo capitolo, che è la gabbia dorata di Ner, che semplicemente loro Rei un giorno nel giardino trova un piccolo uccellino ferito che non riesce più a volare e loro tre se ne prendono cura. Loro due, possiamo dire, Norman ed Emma, mentre Ray è un po' restio ad accudire questo uccellino e poi si capisce perché è restio. È un po', possiamo dire, una metafora di quello che sta passando lui sapendo quello che sa. Ecco, diciamo così. E in questa storia che c'è questa ragazza, nuova ragazza, loro sorella più grande. Infatti, poi nell'ultimo capitolo, Il dono della 39ª ragazza, appunto loro hanno 11 anni, quindi questa ragazza già non c'è più, ovviamente. E 39esima ragazza perché sostanzialmente i bambini sono in quel momento nella casa sono 38. Quindi c'è questa ragazza che viene vista da Norman all'interno della casa, capelli neri e vestito corallo. Quindi lui va in paranoia completa, inizia a indagare per conto suo per cercare di scoprire chi sia questa ragazzina. E poi ovviamente va a confluire tutto in che cosa non ve lo posso dire, però l'ho già detto anche prima, possiamo dire. Ecco, mentre in questo ultimo capitolo viene messo nero su bianco, proprio detto esplicitamente, una cosa che secondo me poteva essere intuibile all'interno della serie, ovvero un'infatuazione, chiamiamola più di un'infatuazione, un innamoramento che ha Norman verso Emma. Secondo me si intuiva questa cosa, oppure era semplicemente una mia malattia mentale perché da quando ho giocato a Final Fantasy VIII ai tempi. Un po' in tutte le storie mi piace trovarci sempre qualche romance, qualche storia d'amore tra i personaggi. Quindi mi sono sempre chiesto questi tre ragazzini, anche se sono comunque molto giovani, se c'era veramente qualcosa di più tra qualcuno di loro due. Infatti Ray è un po' il terzo, non posso chiamarlo terzo incomodo, però è quello un po' diverso, possiamo dire che sta sempre un po' più sulle sue, sappiamo perché, sostanzialmente. Quindi la scelta ricadeva un po' tra Emma e Norman. Si intuisce semplicemente da alcune cose, ora che a ripensarci mi vengono in mente, un po' la scena straziante. Di quando Norman viene spedito sostanzialmente e anche quello dai fatti che succedono nel volume 18, 18, vero? Non 14. 14, scusate, nel volume 14. Sì, secondo me era intuibile questa cosa. Quindi comunque i ragazzini nella storia attuale hanno 13 anni, 12-13 anni. Quindi, insomma, magari quando erano nella casa, perché però è quello che effettivamente dice Norman, quindi all'età di 11 anni. Ora, sinceramente, non è che io mi ricordi a 11 anni chissà quali amori incredibili ho passato, però magari anche attualmente che hanno 13 anni ci può stare, secondo me, che 13-14 anni. Ho perso un po' la cognizione del tempo durante la storia, quanto tempo passa effettivamente da quando Norman viene spedito. Quindi, secondo me ci può stare una romance
anche se comunque il contesto è un po' crudo, ovviamente sappiamo, è molto difficile. Quindi chissà che veramente non verrà, questa cosa non verrà ampliata in futuro nella serie, spero vivamente di sì. Perché come ho già detto mi piace sempre trovarci questo tipo di storyline secondarie, possiamo dire, all'interno delle serie che leggo. Niente ragazzi, questo sostanzialmente era tutto quello che avevo da dire. Come sempre è venuto un video di 21 minuti e rotti, anche quando penso di dover parlare poco, come in questi video, spero che di fare veloce, invece quando parto a parlare a manetta non finisco più. Spero che siate riusciti a seguirmi. Quindi ragazzi, con questo è tutto. Questo era quello che pensavo nella lettera di Norman, il primo romanzo della serie di The Promised Neverland. Un altro piccolo aggiornamento a fine video, come ho fatto l'ultima volta. Sto ancora giocando a Metro Exodus sull'Xbox, ma c'è un piccolo ma. Con la morte nel cuore, vi devo dire che ho finalmente comprato Assassin's Creed Odyssey, che do, appunto dovevo ancora comprarlo, perché all'epoca semplicemente mi dimenticai che uscii, possiamo dire così, mi passò proprio di mente, non ordinai nessuna Collector's Edition dallo store della Ubisoft. E quindi io non avevo una copia fisica di Assassin's Creed Odyssey. Ovviamente insomma, già da un po' di tempo cercavo di recuperarne una, ma sia sul sito dell'Ubisoft sia da GameStop insomma, se, ho sentito un paio di negozi, le copie fisiche sono sparite, esaurite. Esiste solo la standard adesso a giro, perché quello che mi premeva a me era più che altro la Gold Edition, ovvero il gioco più il Season Pass con tutti i DLC annessi, ovviamente. La Gold Edition non si trova nella Gold Edition né tutte quelle superiori ad essa. Quindi, appunto, con la morte nel cuore c'erano gli sconti sullo store della Microsoft e ho comprato la Ultimate Edition, che sostanzialmente include la Gold e la Deluxe Edition. La Deluxe sono semplicemente qualche piccolo bonus da sbloccare, punti esperienza, qualche oggetto, arma, sapete, i soliti piccoli bonus che danno nei giochi. Ho preso questa edizione qui, che comunque c'erano degli sconti considerevoli, l'ho pagata sui 40 euro. 40 euro praticamente rispetto a un prezzo di listino di 112 euro, mi pare, costi la Ultimate Edition. E quindi niente, ragazzi, questo è il primo Assassin's Creed. Sì, è il primo Assassin's Creed che non ho in copia fisica nella mia collezione. Infatti, come sapete, qui sopra il mio armadio c'è tutta la serie di giochi di Assassin's Creed con, non dico tutte, ma un po' anche di Collector's Edition, quelle con le statue, soprattutto gli ultimi giochi. Quindi sì, è stata una decisione sofferta, però andava fatto perché non c'è verso fare altrimenti. Un piccolo pensiero che mi era venuto di risolvere questa situazione era cercare un'action figure che vende la Ubisoft sempre anche a parte nello store. Per ogni gioco di Assassin's Creed che esce, ci sono, c'è cioè quella di Alexios e di Cassandra, sono due, però sono esaurite anche quelle, quindi non c'è stato niente da fare. Mi devo accontentare della copia digitale. Quindi questo è tutto. Purtroppo non ci sarà nessun unboxing per la prima volta nel mio canale di Assassin's Creed. Però, vabbè, semplicemente riprendiamo la tradizione da Valhalla in poi. Infatti, come vi ho già detto, ho prenotato la Collector's Edition di Valhalla. Magari inviterò anche Casini, giusto per all'unboxing, perché anche lui è un grandissimo fan della serie come me.
E boh, vedremo a fine anno, ragazzi. Quindi questo era un piccolo aggiornamento per quanto riguarda Assassin's Creed. Con questo ho veramente detto tutto. Questa è di nuovo, ripeto, era la mia su una lettera da Norman, il romanzo di Promised Neverland. E se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere mi piace e soprattutto ad iscrivervi al mio canale. Da Mr. L92 è tutto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!